Stiamo parlando con l'ingegner Carlo Metelli, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Carlo Metelli è subentrato all'ingegner Marco Ghimenti ed è operativo nella città metropolitana dallo scorso maggio del 2019. Comandante, quali sono state le positività che lei pensa di aver apportato in questa città, in questo suo breve percorso di lavoro, e quali possono essere i progetti futuri? Le mie precedenti esperienze nel Corpo Nazionale mi hanno portato ad essere il responsabile nazionale del centro operativo dei Vigili del Fuoco. Questa esperienza molto operativa è quella che in questo momento sto utilizzando per poter migliorare soprattutto gli aspetti di risposta della macchina organizzativa in caso di grossi incidenti. Per quanto riguarda i progetti, il progetto più importante secondo me è quello di avvicinare la cittadinanza ai vigili del fuoco e soprattutto creare quelle sinergie con le altre strutture, soprattutto di protezione civile, per poter avere in caso di necessità un intervento più efficace e più rapido da parte dei vigili del fuoco. Un grande successo con Pompieropoli, che ha interessato specialmente i bambini. Sappiamo che, anche se è un'iniziativa che interessa l'intera Italia, lei l'ha voluta fortemente in Piazza Italia, a Reggio Calabria. Sì, abbiamo pensato insieme ai miei collaboratori di portare questa esperienza ludica al centro storico di Reggio Calabria. Abbiamo voluto dare alla cittadinanza una domenica serena e soprattutto ai bambini della nostra città. I bambini sono il nostro futuro e per instillare in loro la cultura della sicurezza, anche con attività ludiche, anche con il gioco, questa possibilità ci viene data e dobbiamo sfruttarla perché cittadini futuri saranno cittadini coscienti della propria sicurezza soltanto se già da piccoli hanno conosciuto i fondamenti della sicurezza. Vogliamo parlare del 4 dicembre, quindi Santa Barbara. Sappiamo che Santa Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, così come degli artiglieri, degli artificieri, dei marinai. Sappiamo che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ci tiene tantissimo e quindi ogni anno, c'è una cerimonia che ricorda questa santa protettrice. Sappiamo, che i suoi resti si trovano a Rieti, e Rieti è una città che con lei ha a che fare, ma andiamo ad approfondire i dettagli di questo programma che vedrà protagonisti, gli uomini di Reggio Calabria in questa cerimonia. Quest'anno la cerimonia sarà velata da un po' di tristezza. Non nascondiamoci che gli eventi di Alessandria che hanno colpito anche la nostra comunità sono degli eventi che ci hanno fatto riflettere molto e ci hanno portato ad avere rispetto agli anni passati una Santa Barbara un po' più riflessiva. È stata apprezzatissima l'attenzione che la Capitaneria di Porto ha riservato ai nostri confronti, chiedendo espressamente di poter fare la Santa Messa presso la nostra sede. Alle ore 10:30 del 4 dicembre la Santa Messa officiata dal Vescovo Metropolitano di Reggio Calabria sarà officiata all'interno della nostra sede centrale. In questa occasione sarà un momento di riflessione per ricordare tutti i nostri caduti e un momento anche per capire qual è la nostra missione, cioè grazie all'intercessione della Santa noi possiamo in qualche maniera avere quella certezza di poter contare nel futuro anche della sua protezione. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Questa frase sicuramente sarà appartenuta ai caduti di Alessandria e non solo, e anche ad Antonio Candido, ma questo può bastare per dare conforto alla famiglia e alla comunità. Ahimè no, questo non può bastare, è un passo toccante della nostra preghiera del Vigile del Fuoco. Ovviamente non abbiamo parole umane per poter star vicino alle persone che hanno perso i loro cari. L'unica certezza è che comunque il Corpo Nazionale è una grande famiglia e quindi come tutte le famiglie stanno vicino ai propri cari che hanno avuto una perdita. E
L'unica cosa che possiamo promettere è proprio questa, che noi continueremo a stare vicino alle famiglie dei nostri caduti, come l'abbiamo sempre fatto e come è prassi in queste occasioni.